Puntuali, eccoci con Sveva Sport, buona domenica, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono da casa. Domenica che ha raccontato e che racconta del primo pareggio in questa stagione della Fidelis Andria. Fa notizia anche questo perché non aveva mai ottenuto un pareggio la Fidelis, lo ha fatto nel derby di Monopoli senza gol, e un pareggio che di fatto interrompe per entrambe le squadre una striscia negativa di sconfitte, era più lunga quella della Fidelis, che veniva da tre partite perse consecutive rispetto al Monopoli che ne aveva perse due. Nel campionato di Lega Pro la domenica, anzi il fine settimana, però racconta anche del rallentamento del Foggia, che comunque pareggia in 9 a Ischia nell'anticipo del sabato, della sconfitta probabilmente sorprendente del Lecce a Catanzaro, Lecce che arrivava da tre vittorie consecutive, e della sconfitta del Martina Franca contro la Casertana. Domenica che fa registrare il primo successo in trasferta di questo campionato del Manfredonia in Serie D sul campo del Picerno, Serie D che viene guidata sempre dal Nardò, ma con adesso una coppia ad inseguire, Virtus Francavilla e Francavilla. Taranto sconfitto a sorpresa a Picerno, ad Aprilia. Invece Biceglie che a Gallipoli non riesce a proseguire la striscia di successi, conquista comunque un ottimo pari per restare nella zona centrale della classifica. In eccellenza finisce in pareggio la sfida più importante, quella tra Altamura e Gravina, perde a sorpresa il Casarano, perde l'Unione Calcio Biceglie che lascia il terzo posto al Mola, vincono facilmente Vigortrani e Barletta, dovevano sfruttare questo turno casalingo contro avversari di medio-bassa classifica come erano il Castellaneta e il Leverano. Di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione con voi da casa, che avete già cominciato insomma da ieri a girare le vostre riflessioni, le vostre domande agli ospiti in studio, perché ve li avevamo anticipati. E allora con voi da casa ricordo la pagina Facebook di Sveva Sport per poter scrivere i pensieri della domenica e sulla domenica calcistica. Con gli ospiti in studio che vado a ringraziare e salutare, cominciando dal direttore generale della Fidelis Andria, Aldo Roselli. Grazie, buonasera a tutti. E ringraziando e salutando Massimo Pizzulli, che oltre ad essere allenatore del Barletta è un amico di questa trasmissione, perciò io ci tengo sempre a sottolineare il doppio ruolo, perché così insomma non siamo paludati. È chiaro. Il ruolo dell'allenatore del Barletta, questo non si discute, però insomma Massimo Pizzulli lo conosciamo da ormai più di 15 anni. Saluto Emanuele Lo Sapio, che è tornato a riprendere possesso suo posto nel nostro salotto. Saluto Francesco Martucci, che è già pronto in postazione, nel caso lo vediamo soltanto inquadrato, nel caso non dovesse essere microfonato, ma era microfonato. E allora ho completato il giro di saluti di una domenica, e comincio dal direttore Roselli, che ha fatto registrare, è un risultato anche questo, il primo pareggio della Fidelis. C'era da interrompere una striscia negativa di sconfitte, e allora prendiamo il buono che c'è, e cioè il punto in classifica, perché non mi va di punzecchiarla subito, ma insomma la metto sul tavolo una delle riflessioni. Questa è la quarta partita nella quale la Fidelis non segna. Sì, allora rispondiamo diciamo alla prima, al dato positivo. Al dato positivo, l'importante diciamo oggi per noi era interrompere quella, la sequenza negativa di tre sconfitte consecutive, per cui va bene il punto. Tra l'altro mi dicevano che la Fidelis negli ultimi 6-7 anni a Monopoli ha sempre perso. Non ha mai vinto. Io ricordo un 2-2 tra i professionisti in Serie C2. Quindi va bene, il punto va bene, fa morale, serve ai ragazzi, perché ricordiamolo sempre, la Fidelis Andria è una squadra giovane, e quindi essendo una squadra giovane c'ha tutti i vantaggi e gli svantaggi della sua età media. Va bene. Dopodiché sì, non riusciamo a segnare, ricordiamo che in questo momento è fuori Francesco Gandolfo, gli altri attaccanti assolutamente non demeritano, ci va un po' male, siamo stati anche un po' sfortunati nelle ultime partite, per cui va bene, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto.
Con Massimo Pizzulli, ovviamente comincio dalla parte più strettamente tecnica, e cioè dalla vittoria con il Leverano. Poi inevitabilmente, Massimo, non ci nascondiamo dietro un dito, a Barletta si arriva al termine di una settimana più che movimentata, contrassegnata da una serie di dichiarazioni, di scadenze, di annunci, perciò poi sono gli aspetti societari che rischiano di prendere il sopravvento, però per rispetto al lavoro del tecnico, diciamo che forse quella con il Leverano era partita da vincere perché l'avversario lo consentiva, perché le distanze in classifica lo consentono, e avete fatto il vostro dovere. Sì, non era facile, perché comunque il Leverano anche oggi ha dimostrato di essere una buona squadra, poi quando giochi con queste squadre non è mai facile, ecco, anche il Casarano stesso oggi mi sembra abbia avuto una battuta d'arresto contro una squadra che non è certamente nelle prime posizioni. Sì, è stata una partita dove siamo stati abbastanza lucidi nel riuscirla a gestire, nel riuscire a capire il momento in cui magari affondare per vincere la partita. E quindi va bene così, sono tre punti importanti che fanno morale. Per quanto riguarda la seconda questione, ti devo correggere, non è questa settimana, mi sa che sono più di... Però questa, qualche settimana, accetto, ecco, che ci sono queste dichiarazioni. Accetto la correzione, però questa è stata contrassegnata da una conferenza stampa. Sì, è stato il culmine, ecco, delle due o tre settimane precedenti, dove ci sono state queste dimissioni della società. Comunque poi magari ne parliamo con calma. Sei riuscito a fare da parafulmine in settimana con i giocatori, nel senso a farli concentrare solo sulla partita? Ma è chiaro, per quanto è difficile. Noi, il nostro obiettivo è quello di isolarci, però è chiaro che i ragazzi sono comunque attenti a tutto quello che sta succedendo, ma siamo comunque bravi a capire che quando si è sul campo dobbiamo lavorare, quando c'è da pensare alla squadra avversaria, pensiamo alla squadra avversaria, quindi poi fuori dal campo è chiaro, tutti leggiamo le dichiarazioni, tutti... capiamo quello che sta succedendo e siamo tutti positivi, si cerca di essere tutti positivi perché in queste due o tre settimane ci auguriamo, cercando anche di fare risultati, ecco, di creare. D'altronde anche all'inizio, quando sono stato chiamato a fine agosto, mi fu detto: mister, magari fare qualche risultato, pur se siamo partiti tardissimo, potrebbe aiutare subito l'inserimento di qualche nuovo. Credo che il Barletta i risultati li ha cominciati a fare da subito. Sono passati 2 mesi e mezzo e mi auguro che, insomma, tra breve ci siano buone novità. Tra un po' entriamo nel vivo anche del calcio giocato, con le immagini di questa domenica. Un primo bilancio ve lo siete fatti di questa esperienza alla Fidelis? Non tanto un bilancio economico quanto proprio un bilancio sul piano dell'esperienza, delle attese, dei risultati e non solo del campo. Ma diciamo sì, un primo bilancio l'abbiamo fatto e riteniamo che sia positivo, perché è vero che noi venivamo da 3 sconfitte consecutive, però è anche vero che probabilmente l'unica partita dove la Fidelis non è riuscita a imporre il proprio gioco, anzi mi correggo, l'unico tempo in cui la Fidelis non è riuscita a impostare il proprio gioco è stata la partita di domenica scorsa, il secondo tempo con l'Ischia. Poi, anche sentendo gli addetti ai lavori, tutte le partite precedenti, quindi ben 11 partite, comprese quelle della Coppa Italia, la Fidelis non è mai stata messa sotto da nessuno, anzi, ha imposto il proprio gioco. Quindi il bilancio non può che non essere positivo, tenendo sempre presente, e questo è sempre stato detto in maniera molto chiara, anche alla città, ai tifosi, ai dirigenti, che il nostro è un piano triennale, quindi siamo una neopromossa, abbiamo cominciato, l'opera è cominciata 4 mesi fa, ci vuole adesso il tempo per portarla dove ovviamente i tifosi, la città di Andrea merita di stare. Se vogliamo possiamo fare una sorta di ragionamento di proprietà transitiva. La sconfitta resta, quella con l'Ischia, il secondo tempo, certo, brutto resta, però l'Ischia alla fine non è poi così malvagia come squadra, no, visto che ieri ha fermato il Foggia.
No, è una squadra costruita con giocatori importanti per la categoria. Mancino l'anno scorso era la Casertana, Canutè non è un giocatore proprio da buttare, Orlando era a Messina l'anno scorso, ha Filosa che è uno che ha fatto la trafila poi in Lega Pro e Serie C, quindi parliamo di giocatori comunque esperti per la categoria. Soprattutto secondo me il valore aggiunto lo ha in panchina, perché ha Dino Bitetto che è il tecnico che l'anno scorso ha salvato il Melfi, non solo salvato, secondo me lo ha portato in una condizione di classifica molto tranquilla e facendo giocare una squadra di giovani bene e facendo fare mercato al Melfi. Il Melfi ha venduto Caturano, il Melfi ha venduto diversi giocatori, ha rifatto una squadra comunque con un ottimo direttore sportivo che è Riccardo Di Bari, che comunque riescono sempre a fare squadre che dignitose per la terza serie italiana del calcio. Parliamo di una città, Melfi, che comunque è in Lega Pro, che affronta Catania, Lecce, Foggia, Benevento. Cioè, parliamo di un campionato che comunque ha diverse piazze. Ischia è un'altra di quelle piazze, con Dino Bitetto, secondo me, con quei giocatori, perché questa forse è la squadra più forte che ha Dino Bitetto. Se guardate la classifica, l'Ischia tolta la penalizzazione a 15 punti, quindi sarebbe a ridosso della zona playoff, ed è una squadra che gioca, cioè una squadra che gioca a viso aperto. L'ha verificato l'Andria sulla propria pelle. Anche ieri, anche se il primo tempo della partita con l'Ischia, se l'Andria avesse segnato 2-3 gol, nessuno avrebbe... Sì, però lascia spazio, tant'è che è andato in svantaggio, quindi come l'affronti? Noi non siamo entrati in campo nel secondo tempo. L'allenatore e il direttore sportivo hanno lavorato in settimana su questo aspetto, ripeto, la squadra è giovane, quindi ci può stare. Però ripeto, il rammarico più grosso, e quindi seguo il ragionamento dell'amico, è che nel primo tempo ci avevi la possibilità di chiudere. Sul 1-0 potevi chiudere. Allora, il calcio giocato con il racconto di Monopoli Fidelis Andria. Allora, vado da Francesco Martucci, che ritrovo nella postazione tradizionale. A Francesco in queste settimane gli abbiamo fatto provare un po' di tutto, il salotto qui, la conduzione di Pane Amore Fidelis, adesso ritorni in quello che è il tuo regno, poi il vero re con il suo regno lo avremo più avanti, arriva tra un po' che sua eccellenza. Francesco, a te. Allora, a mio avviso non è stato un bel derby quello del Veneziani, non è stato un bel derby per due motivi. Innanzitutto perché le due squadre mi sono parse a lungo contratte, forse perché chiamate a riscattare i precedenti risultati negativi. E poi non mi è parso un bel derby perché il campo, le condizioni pessime del terreno di gioco sicuramente non hanno favorito lo spettacolo. Ciononostante entrambe le formazioni, sia la Fidelis che il Monopoli, hanno a mio avviso di che recriminare. Il Monopoli perché non è riuscito a concretizzare le occasioni che ha saputo creare nel secondo tempo nonostante l'inferiorità numerica, e l'Andria perché proprio in virtù della superiorità numerica non è riuscito a imporre il proprio gioco in quel momento in cui si è trovato a giocare in 11 contro 10. E poi l'Andria ha anche di che recriminare per la sfortuna finale in occasione della clamorosa traversa colpita da Gianci, anche se va detto che pure il Monopoli nel primo tempo aveva colpito un legno con Gambino. Questo è il succo in estrema sintesi della partita. Per i dettagli ci affidiamo invece alle immagini del servizio, vediamo. Doveva essere la partita del rilancio per entrambe le squadre e in un certo senso lo è stata. Monopoli e Fidelis smuovono la classifica rispettivamente dopo 2 e 3 battute d'arresto consecutive, anche se per motivi diversi nessuno può dirsi pienamente soddisfatto del pareggio. Proprio l'importanza della posta in palio, unita alle pessime condizioni del terreno di gioco, fanno sì che il confronto stenti a decollare. Il giallo rimediato da Tarantino in avvio merita una menzione per il motivo che tra poco vedremo. Sul piano delle occasioni invece la prima degna di nota è quella
beccata da croce con una conclusione balorda. Ben più interessante è il missile a lunga gittata scagliato da Gambino e fermato solo dalla base del palo. I padroni di casa si fanno vivi anche su palla inattiva con Pinto, ma Poluzzi non si lascia sorprendere. Sul fronte opposto l'unico squillo della frazione inaugurale è il gol annullato per fuorigioco a Cristo sugli sviluppi di una punizione calciata da Strambelli e prolungata da Cortellini. Buona partenza del Monopoli, pure nella ripresa un tracciante di Luciani taglia tutta l'area senza che nessun compagno riesca nella deviazione vincente. La seconda ammonizione che il fischietto pisano Bertani commina ai danni di Tarantino sembrerebbe un duro colpo per i biancoverdi. Non sarà così. Strambelli ci prova da fermo ma non inquadra il bersaglio. Stesso discorso per il tentativo di Esposito in seguito a un'azione assai confusa, mentre la successiva inzuccata di Gambino sul traversone di Romano fa soltanto il solletico a Poluzzi. Non ha fortuna nemmeno Stendardo, la cui punizione, leggermente sporcata, finisce sul fondo, proprio come il sinistro di Cortellini su scarico di Capellini subentrato a Bisoli. A dispetto dell'inferiorità numerica, il team di Mister Tangorra si rende pericoloso prima con la ripartenza non concretizzata da Croce e poi con la rasoiata di Gambino che Poluzzi battezza fuori. In pieno recupero, tuttavia, è la banda d'Angelo a sfiorare la vittoria con la bordata del nuovo entrato Cianci, che si stampa clamorosamente sulla traversa. Finisce 0-0, risultato nel complesso giusto, che però lascia l'amaro in bocca un po' a tutti. Insomma, se la cercata Cianci l'ha pensata, sì. Resta il dato delle quattro partite senza segnare, va detto che anche il Monopoli, questa è la terza gara senza segnare, si dice in questi casi, uso un luogo comune insomma del mondo del calcio, la paura di perdere ha fatto il resto, cioè meglio il pareggio, perché tante volte la Fidelis si è giocata a viso aperto con il Benevento, con il Foggia, con il Messina anche in inferiorità numerica e poi alla fine non ha portato niente a casa. Forse ecco, il briciolo d'esperienza comincia, diciamo che ad albergare. Le esperienze servono. A Foggia, lasciamo perdere che il gol del Foggia era in netto fuorigioco. Non apriamo questa polemica. Netto, non è una polemica, no, assolutamente non è una polemica, ma è un dato di fatto. No? Dimostra. Vabbè, l'hanno dimostrato le riprese. No, c'è una telecamera, c'è anche una camera. Vabbè, no, però, è passato. Quindi sicuramente la paura o perlomeno il timore di un episodio negativo alla fine c'è stato, per cui la squadra alla fine insomma era anche un po' più timorosa. Poi per il resto, come giustamente ha detto il collega nel servizio, il campo di gioco era praticamente al limite del decente. Sì. È stato denunciato anche da Mister D'Angelo nella intervista del dopo partita. Io sono stato sul campo e... No, ma si vedeva dalle immagini, ho visto la partita. E quindi c'era anche la paura, il timore da parte degli atleti di entrambe le squadre, immagino, magari di essere, di avere un rimbalzo falso, della palla e trovarsi in una situazione, non direttamente voluta dalla propria, di propria responsabilità. Per cui niente, il timore c'è stato sicuramente, per cui va bene, prendiamo il punto. Posso fare una battuta sulla strada di Foggia, continuano a rimbalzare. Questo a dispetto di chi dice che la gara era d'accordo, che hanno fatto questa pagliacciata che è venuta fuori da Federbet. Questa questione è finita nei tribunali. Sui tavoli del caso, quindi sui tavoli legali. Perché l'Andria ha sporto querela, come anche il Foggia. Sì, vabbè, perché comunque a prescindere dal discorso è venuta fuori, secondo me, a livello nazionale una gettata di fango su due società, perché se no si fossero messe d'accordo, perché le accuse erano gravissime all'interno di quel comunicato. Il primo comunicato è stato veramente infelice da parte della società. Poi ha provato a scaricare dalle società i giocatori, i giocatori si sono arrabbiati. Non si possono fare certe cose. Una riflessione, Massimo, la faccio insomma al di sopra delle parti, a proposito delle due squadre che vengono da tre e due sconfitte, hanno sempre paura di dire qui se perdo o la terza o la quarta perdo tranquillità, e allora c'è il timore di c'è una sorta di maggiore attenzione, insomma accade a tutte le squadre questo ragionamento. C'è paura, chiaramente non ho visto la partita, però da quello che
Ho sentito due squadre contratte, tipico atteggiamento di chi viene da diverse sconfitte e che cerca comunque di riportare un po' di serenità per poter fare una settimana, perché poi chiaramente sia i giocatori che l'allenatore hanno sempre una settimana di lavoro, e farla con un pochettino più di serenità significa insomma anche allenarsi meglio, fare tutto con più positività, ecco. Quindi per quanto riguarda poi l'Andria, noi l'abbiamo incontrata in amichevole proprio la settimana scorsa, squadra effettivamente molto giovane, quindi il fatto di questi risultati, vince, perde, insomma, è tipico anche di squadre giovani, anche il colpo visto qui al 90esimo di Cianci dimostra tutta questa imprevedibilità di quando ci sono squadre. E beh, la squadra giovane ha la caratteristica come quando che noi si esalta. Giocare, è chiaro, è come quando si fa giocare l'under, può essere il migliore in campo o il peggiore in campo, difficilmente trovi, perché quando uno è molto giovane spesso non ha mezze misure, quindi è chiaro che è una squadra che può solo crescere, e quindi ci sta magari 2-3 vittorie consecutive, ci stanno anche 2-3 sconfitte consecutive. L'importante è che, come dice il direttore, la squadra sia viva, ed ha dimostrato nettamente di essere viva, e quindi io penso che l'Andria possa solo migliorare. Un paio di considerazioni dagli amici da casa. Sì, ne sono tantissime, provo a sintetizzarne 3 o 4 tutti assieme, perché parlano alcuni di rinforzi. Se vi muovete sul mercato degli svincolati, se alcuni dicono uno per ogni reparto, mi sembra esagerato, soprattutto nel reparto avanzato, dicono altri tifosi, dove effettivamente l'assenza di Grandolfo fa a livello anche numerico mancare qualcosa. E qualcuno ha scritto riprendiamoci Lattanzio, quindi le ho sintetizzate 4 o 5 così, però ne hanno scritti diversi, e poi sono più o meno tutti simili i messaggi rispetto al mercato. Questo significa, lo dico agli amici che hanno scritto insomma sulla nostra pagina Facebook, che li abbiamo letti, non è che intanto ha segnato la Fiorentina nel posticipo con la Sampdoria, ha segnato Ilicic. Ribadisco il concetto che ho espresso in precedenza, cioè certamente Grandolfo si è rivelato, ma noi lo sapevamo, quel giocatore che è, però siamo ugualmente soddisfatti dei giocatori, dei ragazzi che stanno sostituendo Di Cristo, insomma, che sta crescendo partita per partita. Io capisco i tifosi, anzi approfitto per fare i complimenti ai tifosi dell'Andria, perché anche oggi, a parte diciamo quello, il folklore che ci sta in questa stracittadina, per il resto si stanno comportando benissimo. E quindi so che i tifosi vogliono tutto e subito. Attenzione, perché si rischia poi di rompere il giocattolo. La Fidelis Andria ha un'anima, ha un gioco. Su questo non penso che ci sia poco da discutere, che ha mostrato in tutte le partite, sì, in tutte le partite ad oggi, fatta eccezione il secondo tempo dell'Ischia. La partita di oggi, giustamente come stiamo dicendo, a parte le squadre contratte perché venivano da situazioni pregresse di un certo tipo, si svolgeva anche su un campo veramente al limite della decenza, e questo ha impedito all'Andria di fare quel gioco rasoterra, quel gioco diciamo di triangolazioni che solitamente l'Andria fa. Quindi ecco perché c'erano quei cross. Ho avuto modo chiaramente di parlare al ritorno, siamo tornati col pullman della squadra, anche con l'allenatore, che faceva proprio notare questa particolarità. Direttore, la interrompo perché tra un po' dobbiamo andare in pausa, però mi permetto di notare elegantemente, lei ci sta dicendo che sul mercato non ci saranno movimenti. Allora ci ha detto che l'Andolfo è però... diciamo che il direttore D'Oronzo, che conosciamo tutti, il direttore sportivo D'Oronzo che conosciamo tutti, è ovviamente sempre attento. Ci sembra prematuro oggi fare degli interventi che, ripeto, potrebbero, invece di dare dei benefici, potrebbero, quindi quando sarà alla fine diciamo del giorno di andata, si verificherà a che punto siamo, e la società valuterà esattamente
che cosa per ci adesso sarà da si fare. Va avanti con i 22 si va avanti, a disposizione. Si va, assolutamente sì, assolutamente sì. Togliamo qualche curiosità ancora? Dovremmo andare in pausa. Se ne abbiamo una, facciamo sì, una curiosità chiedono, e poi andiamo in pausa. C'è un amico che ci chiede dove è finita la squadra delle prime giornate, no? Quella che sembrava autoritaria. Ma le prime giornate, ma ripeto, l'ho detto, non vorrei essere monotono. Fino al primo tempo dell'Ischia la squadra è sempre stata applaudita anche quando ha perso. Ricordiamo che l'Andria ha perso due partite, quella di Foggia al 93 e 94. Col Benevento la stessissima cosa. Col Messina il secondo tempo noi abbiamo giocato per più di 60 minuti in 10 contro 11. Nel secondo tempo, in tutto il secondo tempo, si è giocato praticamente a una porta, che era quella del Messina. Quindi non sembrava che fosse l'Andria in inferiorità numerica, bensì il Messina. Quindi, ripeto, capisco i tifosi, li capisco e va bene. Giustamente ci devono stimolare, devono stimolare la squadra, ma diamo il tempo, diciamo, allo staff, alla squadra di lavorare serenamente. In questo momento c'era bisogno di serenità. Questa settimana tutta la dirigenza della società è stata molto vicina alla squadra, perché appunto, ripeto, essendo una squadra giovane c'era il timore che potesse in qualche modo. La reazione oggi c'è stata. Concordo che la partita non sia stata bella, non lo è stata affatto. Riteniamo che il campo abbia giocato la sua parte, che il pregresso abbia giocato la sua parte, però torniamo a casa con un punto e un punto va bene, secondo, fa molto morale. Secondo lei ci chiedono se il problema è di testa o tecnico-tattico? No, diciamo che il problema non è né di testa e né tecnico-tattico. Ribadisco, un secondo tempo sbagliato. Tra l'altro i due gol dell'Ischia sono stati anche abbastanza particolari, il primo sul rimpallo e il secondo, se me lo chiedete, io non so ancora come possa. Secondo me è un gol irripetibile, perché l'attaccante terzino che tira in porta, invece viene fuori un cross dall'altra parte. Quindi la squadra sta bene, facciamola lavorare. Io dico ai tifosi che bisogna aspettarla. Dopotutto, fino all'altro giorno si sono divertiti, hanno sempre applaudito. Anche quando la squadra ha perso, questo è un dato di fatto. Andiamo con la prima pausa, poi tante altre curiosità, non soltanto di Lega Pro e della Fidelis, ma anche del campionato di eccellenza e soprattutto gli aspetti societari relativi al Barletta. Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport. Rieccoci in diretta con Sveva Sport. Saluto chi si mettesse soltanto adesso in visione del nostro appuntamento e chi invece ci sta seguendo dall'inizio, i tanti che hanno già inondato la nostra pagina Facebook con le proprie considerazioni e le proprie domande. Stiamo parlando di Monopoli Fidelis-Andria, dobbiamo sentire le voci del dopogara, perché poi insomma dobbiamo andare anche a vedere anche le immagini, le altre immagini di questa giornata. Allora, voci del dopogara, Francesco, torno da te per andare in ordine con, credo, i due allenatori. Sì, cominciamo da Luca D'Angelo, il tecnico della Fidelis ha parlato di pareggio giusto, di punto guadagnato dalla sua squadra, ha riconosciuto che i suoi uomini oggi non si sono espressi al meglio, ma ha giustificato questa prestazione un po' opaca, proprio come dicevamo prima, con le cattive condizioni del terreno di gioco. Sentiamo. Noi abbiamo fatto fatica proprio, nel senso anche prima secondo me. Anche quando eravamo 11 contro 11, la partita era proprio brutta, nel senso che era difficile giocare a calcio, secondo me, su un campo così. Poi, il fatto che noi siamo rimasti in 11 contro 10, e noi ci siamo messi 4-4-2 nella speranza di allargare il Monopoli, non ci siamo riusciti perché giocare palla a terra era obiettivamente difficilissimo, e abbiamo avuto l'occasione con Cianci, due punizioni dal limite, e di contro abbiamo rischiato di prendere gol sulla ripartenza del Monopoli. No, il pareggio è il risultato giusto. Noi abbiamo perso due partite al 94esimo, come è capitato anche al Monopoli, se non sbaglio. Speravamo oggi, così col tiro di Cianci, di invertire la tendenza, e non è andata bene, però, ripeto, noi non abbiamo giocato una buona gara, perché secondo me, per caratteristica della nostra squadra, fa fatica a giocare su un campo in quelle condizioni. Il Monopoli era messo in campo bene, ci ha chiuso, noi abbiamo cercato di fare la partita, però ripeto, è stata secondo me una brutta partita. Le tre sconfitte pesavano, non eravamo liberi mentalmente, mi sembrava abbastanza evidente, sbagliavamo molto
negli appoggi, cosa che invece di solito non facciamo, e perciò un po' il campo, un po' la tensione, visto le tre sconfitte consecutive, hanno contribuito a far sì che la squadra giocasse bene, secondo me, dal punto di vista difensivo, perché obiettivamente c'è stato il tiro di Gambino nel primo tempo e l'azione in contropiede, per il resto abbiamo sofferto poco. Però allo stesso tempo non abbiamo creato molto, se non qualche calcio piazzato dove siamo stati obiettivamente pericolosi, e l'azione finale di Cianci. Credo che sia un punto guadagnato, perché non avremmo meritato di vincere, e perciò quando non si merita di vincere è giusto pareggiarla. Noi in altre occasioni avremmo meritato di pareggiare o di vincere, le abbiamo perse, perciò diciamo che abbiamo interrotto il trend negativo. Aleggiava in panchina tra di noi la paura addirittura di perderla negli ultimi minuti, perché ovviamente dopo tre sconfitte consecutive averne perse due all'ultimo secondo, un po' di timore viene. Poi avremmo anche potuto vincerla, perché il tiro finale sembrava gol, però il calcio è così, perciò io lo ritengo un punto. Poi abbiamo giocato contro una diretta concorrente fuori casa, abbiamo pareggiato, essendo io uno pratico dico che va bene così. Di spunti di riflessione ne ho offerti tantissimi, Luca D'Angelo. Il dato di fatto è che, insomma, la squadra aveva una tensione che si portava addosso. Fisiologico. Probabilmente è vero che la settimana è stata trascorsa a svolgere un lavoro più psicologico e non solo tattico, però sì. Quella contestazione di domenica scorsa forse qualche feritina l'ha lasciata. No, diciamo che, ripeto, la contestazione, premesso che i tifosi pagano il biglietto ed è giusto che esprimano il loro parere, il loro dissenso, che applaudono quando ritengono di applaudire la squadra e di fischiarla quando ritengono di fischiarla. È il secondo tempo dell'Ischia, meritava i fischi. Di qui però alla contestazione forse è stata un pochettino, come devo dire, no? Un po' esagerata, visto che fino alla settimana precedente la squadra era sempre stata applaudita. Però questo è il calcio, non ci deve meravigliare, non ci meraviglia, bisogna andare avanti. L'importante è aver definito un disegno, un progetto, e portarlo, essere consapevoli e coscienti che quello è il progetto che bisogna portare avanti. E non bisogna farsi distogliere da eventi o da situazioni. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Andiamo avanti per la nostra strada. Dice D'Angelo, ci sono partite che non si possono vincere e che non vanno perse. Se ripensi alla partita di Casalano? È meglio non pensarci, perché sì, sono d'accordo con quello che ha detto D'Angelo, perché è stato pratico. Effettivamente, quando uno dice aleggiava negli ultimi minuti la paura, ecco, che prendevi la sconfitta di nuovo, sai, quando poi Nalea dice ecco oggi mi capita di nuovo, puoi prendere gol al 90esimo, è sempre, io ne so qualcosa, insomma, col tuo Cerignola che ci è costata la Serie D in finale, quindi c'è questa paura. Però io penso che alla fine un punto guadagnato, ripeto. E tu al Casalano non ci vuoi ripensare? A quello che poteva essere, perché, non è stato? No, perché poteva essere, ma vabbè, ci sta nel calcio. Poi il calcio ti castiga, tu stavi passando in vantaggio, l'azione successiva magari prendi gol e la perdi pure la partita. Ma fa parte del gioco, ecco. Io penso che, ha detto bene D'Angelo, partite che loro meritavano, ecco, di pareggiare o di vincere, poi le hanno perse. Puoi trovare un allenatore che dice non meritavamo di vincere, è giusto portare a casa il punto, insomma, è anche, sì, penso, segno di grande coerenza e di grande competenza. Francesco, torno da te per sentire anche Massimiliano Tangorra. Non so quanti lo abbiano scritto, ma insomma, chi mi ha scritto dell'episodio del rigore su Piccinni, del possibile rigore su Piccinni, ricordo che la selezione delle immagini non la facciamo noi, diciamo, è già arriva il piatto, il piatto arriva già preparato così, e di conseguenza gli highlights sono gestiti direttamente dalla Lega, e si dice o ti mangi questa minestra o salti dalla finestra, di conseguenza noi ci mangiamo questa minestra. E di quello che non c'è nelle immagini non parliamo, perché altrimenti parliamo del nulla. Purtroppo, lo dico a beneficio di tutte le parti in causa, perché può darsi pure che ci siano episodi tante volte contestati
da altre squadre che non possiamo raccontare se non ci sono nelle immagini. È il regolamento a cui ci adeguiamo. Francesco. Sì, Massimiliano Tangorra, tecnico del Monopoli, ha elogiato i suoi uomini per la prova, a suo dire, positiva, sfoderata contro la Fidelissandria e al tempo stesso li ha elogiati per il carattere che hanno saputo dimostrare quando sono rimasti in inferiorità numerica. Ho sentito poc'anzi il mister D'Angelo, devo fare i complimenti perché solitamente gli allenatori non sono obiettivi. Ha detto che sicuramente se avessero vinto non avrebbero meritato. Io la cosa strana è che oggi siamo rammaricati di non aver preso 3 punti, perché abbiamo avuto più occasioni da gol. Il Monopoli è stata la squadra che ha cercato sin dall'inizio di voler vincere la partita e l'ha dimostrato. E poi in 10 per quasi tutto il secondo tempo ha dimostrato anche di crederci, ha avuto le palle gol, purtroppo non ci siamo riusciti, anche per le condizioni del terreno di gioco, che a mio avviso hanno penalizzato più noi, perché giocavamo in casa, perché avevamo intenzione di vincere la partita e quindi non siamo stati favoriti nel fraseggio e abbiamo dovuto, diciamo, giocare, adattarci palla su palla, anche tanti palloniati, tanti palloni sprecati. Oggi faccio fatica a trovare un calciatore del Monopoli che abbia giocato sotto, diciamo, il proprio rendimento, le proprie possibilità. Ma il pareggio è scaturito da, secondo me, dalla voglia di, ripeto, di volerla vincere, e se andiamo a contare le palle gol qui siamo veramente a piangerci addosso, perché siamo stati direi sfortunati da questo punto di vista. Non abbiamo realizzato, però le occasioni vere le abbiamo avute noi ed eravamo in 10. Questo che vuol dire? Che se la squadra ha sempre quell'idea di gioco e quell'idea di voler sempre arrivare al gol, al di là dei moduli, ma con l'atteggiamento giusto, propositivo sempre, alla fine le occasioni si creano. Poi è chiaro che alle volte ci sono gli avversari, alle volte ci sono le terne arbitrali che non ti favoriscono, perché purtroppo sbagliano anche loro. Ricordo un rigore non concesso su Croce, quindi anche questo purtroppo fa parte del calcio, e oggi, ecco, da questo punto di vista non siamo stati fortunati, la voglio mettere così. Ovviamente vale la stessa regola anche sulle dichiarazioni di Tangorra, il rigore lamentato su Croce, le immagini sono quelle, cotte e mangiate, cioè non è che c'è una selezione, dici no, allora queste le facciamo vedere e questo no. Quello c'era, e perciò anche questo episodio non è stato inserito negli highlights che sono stati, diciamo, consegnati dalla Lega, e perciò non ne parliamo, non possiamo parlarne da una parte, non possiamo parlarne dall'altra. Credo che sia finito tutto in pareggio anche sulla chiave di lettura della partita, sia un pareggio in tutto e per tutto. Tra un po' ci vediamo le immagini di Ischia Foggia, per fare un passo indietro e andare alla gara di ieri. A proposito delle operazioni di mercato, mi ricordano e mi segnalano che c'è un argentino in prova. Sì, c'è un argentino in prova. C'è un argentino in prova. Che cos'è? Che ruolo ha? È un centrocampista. È un centrocampista. Perciò gli attaccanti restano quelli per adesso, tranquillizziamo. Gli attaccanti restano Grandolfo, Morra, Cianci e Cristo. Non, assolutamente, per il momento sì. Per il momento sì. Assolutamente. E questo argentino. Questo è un ragazzo, diciamo, interessante, che Doronzo ha portato qui, insomma, lo stiamo provando. Ha delle belle qualità tecniche. È un argentino, è proprio un argentino, un classico argentino. Credo, insomma, è probabile che verrà tesserato, però ecco, è in progress, è work in progress. Vedremo un attimo. Non è che ci sono rischi che, trattandosi appunto di uno straniero, il tesseramento ritardi per... No, perché ci sono stati altri casi di giocatori, dicono c'è questo, non arrivava mai il benedetto transfer. Non mi sono stati segnalati problemi, quindi ritengo che non ci siano in questo momento problemi. A proposito invece di problemi, Massimo,
come si prospetta la prossima settimana? Come si prospetta il mese di novembre per il Barletta? Che sensazioni avete voi tesserati? Che insomma, dovrete andare avanti in autogestione per lungo tempo? Che questa stagione la tirate per salvare il titolo? O che si sta effettivamente definendo un nuovo assetto societario? Le sensazioni sono che oggi non ho visto nessuno. Ho visto solo Alessandro Ferrigni, che è colui che ci sta sempre vicino ed è colui che sta... E questo non è un bel segnale. No, oggi non è venuto praticamente nessuno, perché giustamente è stata fatta questa presa di posizione, quindi prima della gara ho sempre incrociato, insomma, quelli del direttivo, e quindi oggi ho soltanto visto Alessandro Ferrigni, sia all'inizio che a fine partita. È chiaramente desolante. Quindi le sensazioni sono brutte adesso, sono brutte sensazioni, perché ti senti un pochettino isolato. Io mi auguro che questo silenzio, questa indifferenza stia chiaramente facendo nascere qualcosa di importante. Le voci ci sono, si sente dire che qualcuno chiaramente si sta avvicinando, qualcuno sta chiedendo, c'è chi si sta muovendo. Al momento c'è questa autogestione, ma con questa autogestione non penso si possa andare oltre queste due settimane. Non ci nascondiamo, siamo quasi a metà novembre e le prime telefonate già cominciano, a fine novembre comincia il mercato. Se si vuole fare qualcosa di più importante, è chiaro che le prime telefonate già ci sono per qualche giocatore. Ecco, io... se qualcuno si vuole cominciare a muovere, già comincia a muoversi. La Barletta, che è chiaro, siamo lontani molto da questa situazione. E, ripeto, io mi auguro che al più presto si trovi una soluzione, altrimenti dobbiamo cercare o di andare avanti, mi auguro, con questo budget, che comunque è un budget molto limitato. Abbiamo fatto mezzo miracolo per cercare di allestire. Però io nella conferenza stampa di inizio settimana sentivo... a proposito delle prossime due settimane, vediamo un po' quello che prendiamo dagli incassi, da chi ci sostiene, proprio per affrontare le trasferte. Sì, c'è questo problema reale. Anche il turno, non so, a Castellaneta, anche giocare a Canosa ci costa, non so a Castellaneta come si è organizzato. Insomma, penso che Barletta riuscirà a trovare, la situazione non è bella. Poi sai, Barletta viene pure da queste esperienze precedenti non positive. Inutile nascondere, non ci sono i soldi in questo momento per poter andare avanti. La verità è questa. Si spera che ci possa essere nel giro di qualche giorno, qualche settimana, novità importanti, perché è impossibile che Barletta... Io penso al Brindisi, ecco. Brindisi ha deciso di fermarsi un anno. Se Barletta non si è fermato un anno è perché... la città deve cercare comunque di rispondere, se no Barletta si sarebbe dovuta fermare un anno per poi magari, ecco, sistemare un po' la società. Quindi io ritengo che noi cercheremo in tutti i modi di fare risultati, tra mille difficoltà, e poi io non è che posso trattenere qualche ragazzo. Solo questo. Le telefonate arrivano, non devono essere fatte soltanto, ma arrivano. È chiaro che i ragazzi stanno cercando di fare il massimo anche per loro. Ecco, io dico a loro, alla fine l'unico che purtroppo non può andare da nessuna parte sono io. Quindi l'allenatore rimane comunque, perché comunque non possiamo accasarci altrove. I giocatori hanno il mercato a disposizione, quindi loro devono dare il massimo, devono isolarsi da tutto, perché poi o col Barletta o in un'altra squadra possono dire la loro. Le immagini di Ischia Foggia.
Un punto che ne vale 3. Il Foggia sa anche soffrire, a Ischia la squadra di De Zerbi prolunga la striscia positiva di risultati utili, conquistando un pareggio tanto sofferto quanto prezioso. Gara chiusa in 9 contro 11 per il gruppo rossonero dopo le due ingenue espulsioni rimediate da Dichiare e Agostinone. Ma andando con ordine a dimostrare le difficoltà dell'incontro, il primo contropiede dell'Ischia con Narciso, che per poco non frana sui piedi d'Orlando rischiando la prima espulsione. La formazione di Bitetto gioca meglio all'inizio, al decimo conquista un rigore con Canutè atterrato in aria dallo Iacono. Il cucchiaio dal dischetto di Mancino finisce però sopra la traversa. Lo spavento sveglia il Foggia che inizia a carburare e trova il vantaggio con Sarno, bravo a spedire nel 7. La respinta di Giuliano, la gran conclusione di Dichiara. Lo svantaggio non scoraggia i campani, che prima sfiorano il pari con Izzillo, che arriva tardi sull'azione costruita da Orlando e Canutè, poi lo trova con Mancino, che si fa perdonare l'errore dal dischetto, chiudendo in rete l'assist di Orlando e battendo Narciso per l'1-1. La ripresa si apre con il Foggia, che sfiora il vantaggio con Iemmello, poi la prima espulsione per doppia ammonizione rimediata da Dichiara per un fallo da simulazione in aria. Al suo posto De Zerbi rilancia Agostinone sulla corsia di sinistra, il terzino foggiano in 12 minuti rimedia due gialli, il secondo ingenuo per un fallo di mano evidentissimo sotto gli occhi dell'arbitro. In 9 contro 11 il Foggia si chiude con Iemmello prima e Viola poi stoicamente in attacco, ostaggio dei difensori gialloblu. L'assalto dell'Ischia trova due occasionissime a pochi minuti dal termine con Orlando, che prima è rovesciata, sfiora il bersaglio grosso e poi solo di fronte Narciso supa sopra la traversa. Scampato il pericolo il Foggia resiste e dopo 4 minuti di recupero porta a casa un pareggio che equivale ad una vittoria. Allora, queste le immagini di Ischia-Foggia... Ieri sera mi è capitato di intercettare una polemica su un'altra emittente con i dirigenti, no, con Roberto De Zerbi al telefono, che si lamentava con qualche opinionista. Presunto opinionista. Sì, cioè, sì, me l'hanno raccontata. Cioè, è un, a De Zerbi non gli si può dire nulla. No, non è che non gli si può. Non dico così perché guarda la trasmissione. Lo so che la dico, non gli si può. Allora, subisco io la chiacchiera. Però allora, non gli si può dire nulla. Però la persona. Allora, stabilisco una cosa: qui è stato ospite Beppe Di Bari, direttore sportivo del Foggia. Noi entro la fine della stagione, una volta ospite in trasmissione, avremo Roberto De Zerbi, perché così almeno litighiamo direttamente tavolo. Non litiga, però c'era stato un opinionista che aveva parlato di impegno di giocatori nei locali. E lui è intervenuto, ha detto: scusate, ma noi da 2 mesi non perdiamo una partita tra campionato e coppa. Abbiamo fatto 1 punto in 3 giornate, siamo ritornati in, diceva De Zerbi, siamo ritornati lì e siamo comunque, non è che le puoi vincere tutte in un campionato, tutte le partite. Cioè, dire certe cose poi in una piazza che ha 15, ha la proiezione di avere 15.000 spettatori nel derby col Monopoli di sabato, no? Perché comunque stare là significa vincere, significa stare per una notte con la Casertana, che gioca una partita difficile in trasferta, non ricordo, mi sa con l'Acragas, quindi ci sono questi scontri diretti che sono comunque partite difficili. Dice, parlare di questo, e certo, ieri lui è andato in conferenza, mi ha fatto d'angelo, giustamente, una persona comunque molto schietta, uno che non va dietro a... non si chiude, ha detto: guardate, in 9 contro 11 io porto a casa 1 punto da un campo con l'Ischia che ne ha fatti 15, se avesse vinto aveva gli stessi punti nostri, per me questo è un punto guadagnato. Poi un altro può dire: hai sbagliato la partita, loro hanno avuto rigore, ma perché torno... secondo me è la classifica che trae in inganno. Beh, dopo 10 giornate non può stare più a questo sorprese. Lo dico, lo chiedo a uno che ha giocato tanto, che ha allenato tanto, perché si fa un calcolo molto facile. Dice: guarda, noi 22, loro 10, partita facile, 22-10 è facile. Come ha fatto il Casarano oggi a Taranto. È la classifica che trae in inganno. Sì, è questo, ma poi i calcoli
nel calcio calcoli non se ne fanno. Quando comincio a fare i calcoli, vinco là, pareggio là. Ma sai perché faccio il discorso della classifica? Vedi, l'hanno detto anche gli amici su Facebook, lo dico al direttore Francesco, tra un po' arrivo da te per le pagelle e poi per andare in pausa. Perché questa riflessione l'abbiamo fatta anche in altre puntate. Le vittorie iniziali della Fidelis, con il Lecce, con il Matera, ad Agrigento con l'Acragas, avevano fatto fare il sillogismo. Vabbè, se ho vinto con il Lecce, vuoi che non vinca con l'Ischia, che è il ragionamento semplicistico. A mio parere, il girone C della Lega Pro, a mio parere, è una B2. Sì. Per le squadre che competono. Quindi la classifica, l'abbiamo vista prima, è corta. Quindi oggi proprio, secondo me, non si può dire né che è la prima né che è l'ultima. Cioè, né che la prima in proiezione potrebbe essere la prima, né che l'ultima in proiezione potrebbe essere l'ultima. C'è un equilibrio, diciamo, pazzesco. Nessuna partita può essere presa sotto gamba, nessuna partita, assolutamente. Posso dire una cosa, dopo 10 giornate si fa questa media, no? Questo calcolo me l'ha insegnato un direttore sportivo 7-8 anni fa, quando mi diceva, noi facciamo il calcolo, dice la Casertana viaggia alla media di 2,1 punti a partita, sì. In 10 giornate è una media promozione. Tutte le squadre che dopo 10 giornate superano i 10 e stanno sul 12-13 significa che sono quelle che si salvano, perché la proiezione dell'1.3 è già più di un terzo del campionato e ti dà l'indicazione di quello che può essere alla fine. La squadra che può rientrare nel giro playoff ne ha 13-14 perché ha comunque 1.3-1.4. Certamente se sei sotto l'1.0 sei a rischio di andarti a giocare i playout. Ed è una teoria che statistica che è poi proiettata applicata sul campione di anni, negli ultimi 10 anni, soprattutto in quelli a 34 squadre, perché l'anno scorso era 20 squadre la Lega Pro, quest'anno è tornata a 34. Poi ci si è trovati, perché poi come chi dice si servono 20 punti per salvarsi, no? Perché poi la teoria, una è quella della media statistica fatta sulle partite, la media punti, poi c'è quella dei 22-23 punti, perché 42 punti, 34 giornate, sei sopra almeno 5 dietro te le sei messe, quindi una è retrocessa. Questo è, per semplificarlo, classifica alla mano la Fidelis, è in pienissima media salvezza, che è l'obiettivo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Che è l'obiettivo. Noi, ripeto, abbiamo un piano triennale e questo è stato tranquillamente comunicato quando è stata presentata la nuova proprietà ad Andrea. Poi, ripeto, tutto può accadere, stiamo coi piedi, cioè, non ci siamo esaltati quando abbiamo fatto un filotto di partite, di vittorie, e non ci siamo depressi nemmeno quando, diciamo, siamo venuti da 2-3 sconfitte, da 3 sconfitte consecutive, ma perché... Un po' di paura però D'Angelo ce l'aveva oggi, l'ha detto, Sì, no, D'Angelo, D'Angelo ovviamente, quando tu perdi due partite importanti che hai giocato benissimo, le perdi al 93esimo, al 94esimo, è normale, cioè non è D'Angelo, chiunque oggi fosse stato al posto di D'Angelo avrebbe detto le cose che ha detto oggi Luca, quindi su questo non ci piove. Ripeto, noi andiamo avanti per la nostra strada, tranquillamente. Beh, non tutti parlano così, detto posso smentire, perché ci sono quelli che poi sono identificati come allenatori, quelli che piangono, no? Perché dicono non ho Grandolfo, non ho quell'altro. No, perché ci sono quelli, mi mancano 3 giocatori e ho pareggiato, invece la rosa, ci sono poi gli allenatori quelli che poi dicono le cose come stanno. Comprende 22 giocatori e un giocatore in prova. Sono tutti e 22 potenziali titolari. E Luca D'Angelo schiera la domenica o il sabato i giocatori che lui ritiene che in settimana abbiano meritato. Ci chiedono perché Cianci non gioca dall'inizio, quindi la faccio allora, così Cianci, a bruciapelo. Ma rispondo immediatamente, Cianci è un ragazzo di 18 anni, sì. Quindi a me fa piacere pure sentirla questa domanda, perché se viene fuori questa domanda è perché significa che qualche tifoso sta apprezzando. Sì. Quindi, beh, quel tiro non è un tiro da... Certamente, ma Cianci è un bel ragazzo che stiamo facendo crescere. Se andassimo a vedere le prime, gli esordi, le prime partite di Cianci, lo vediamo oggi,
noteremmo già che c'è un miglioramento. Quindi il ragazzo c'è, facciamolo crescere, non bruciamolo. Quindi fa bene, secondo me, l'allenatore a usarlo, diciamo, con la giusta cautela. Lo stesso amico ci chiede se si sente l'assenza di Fissore. Mi sono tolto un paio di domande, così inizia a scadere, ce ne sono tante. Allora, fermo restando che Fissore è un bel ragazzo, e insomma, era il capitano della Primavera del Torino, sì. Viene dalla Primavera del Torino con Mora, che è stato il capocannoniere della Primavera dell'anno scorso, è quindi un bel ragazzo, un bravissimo ragazzo. In questo momento l'allenatore sta vedendo probabilmente meglio, secondo i suoi schemi, Aia, che non sta assolutamente demeritando rispetto a Fissore. Ma ripeto, questa dimostrazione del discorso che facevo prima. Sono, cioè, 22... L'allenatore non ha i suoi 11, i suoi 12 o i suoi 13, ma schiera esattamente i giocatori che ha visto meglio durante la settimana. Allora, la chiudo con una battuta, poi Francesco Lepagere, perché dobbiamo andare in pausa. Di Massimo porto tanti ricordi. Quello più recente, a proposito dei 22, non ha i suoi 11, non ha i suoi 12, non ha i suoi 13, è Massimo Pizzulli, quando è arrivato a Barletta aveva un tesserato. E a chi gli chiedeva, ma giocheresti con il 4-4-2, il 4-3-1-2, il 3-5-2? Ha detto, guarda, adesso c'ho un giocatore soltanto, forse non gioco neanche. E perciò, ad averli 11 sui quali puntare. È, no, storia, è bella, vecchia, Massimo. Non... Sì, ma poi stasera è bello perché sento parlare chiaramente di programmi triennali, o purtroppo non posso dire. Noi non abbiamo, abbiamo trisettimanali. Un programma trisettimanale. Tre settimane. Francesco Lepagelle di Andria e di Monopoli. Allora, stasera assegno un più e due meno per ciascuna squadra. Per quanto riguarda il Monopoli, il più lo assegno a Pinto, classico giocatore che sa unire sostanza, qualità e quantità, quindi tanta corsa, tanta sostanza, ma anche tanta qualità nelle giocate. I due meno invece, il primo è per Tarantino, che è vero, è riuscito a limitare Strambelli, ma lo ha fatto spesso con le cattive, non a caso ha beccato due gialli e di conseguenza il rosso ha lasciato la squadra in 10. L'altro meno del Monopoli è per Croce, piuttosto evanescente quest'oggi, ha avuto una clamorosa occasione nel finale e l'ha sprecata malamente. Passando alla Fidelis Andria, il più è per Piccinni, qui si rischia di essere ripetitivo, è un giocatore che dà sempre l'anima e difficilmente sbaglia partita. Il primo meno invece è per Strambelli, che mi è parso un po' in calo rispetto al grande inizio di stagione che lo ha visto protagonista, forse penalizzato dalle condizioni del terreno di gioco, nonché dai falli degli avversari. L'altro meno dell'Andria invece lo assegno a Cristo, che quest'oggi, al netto del gol che gli è stato, credo giustamente, annullato, si è visto davvero poco. Francesco, grazie del tuo lavoro, grazie e del tuo contributo. Appuntamento a domani sera con te, e ovviamente torna Peppino Ernesto in conduzione. Pane, amore e Fidelis dalle 20:30. Sì. Grazie ancora e ovviamente buon proseguimento di lavoro per questa giornata. Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport per restare sui temi della Lega Pro. Non è che li abbandoniamo, ma aprire l'ampia pagina dell'eccellenza, sta per entrare Sua Eccellenza. Allora, linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport. Rieccoci in diretta con Sveva Sport, ancora per parlare tanto di calcio e ovviamente, come vi avevo detto, non solo di Lega Pro ma del campionato di eccellenza. E allora saluto Mario Borraccino. Buonasera Salvatore, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori. Buonasera, come si dice bentornato in tedesco? No, parliamo, attenzio, parliamo. Dai, non si parla, per cortesia, parliamo. Volevo sapere come si dicesse bentornato in tedesco. Vabbè, era giusto per dire che sei rientrato, sì. Giusto in tempo per parlare della domenica di eccellenza. Non prima però di aver chiesto al direttore generale della Fidelis le condizioni di Grandolfo, perché poi alla fine, insomma, manca dalla gara con il Foggia, sì. Quinto minuto ha avuto un problema muscolare. Sì, un problema muscolare. Quando rientra? Ma diciamo che il decorso sta andando benissimo. Lui domani farà l'ultima risonanza, se come noi speriamo, perché si sta correndo, quindi corre normalmente. La risonanza dovesse dare esito negativo, nel senso che l'edema, piccolo edema che si era creato, è stato completamente riassorbito, potrebbe, qui chiaramente medico permettendo, potrebbe anche essere disponibile per la partita del Melfi.
Vediamo un attimo. Domani l'esito dell'esame. Lui però è stato a riposo, non si è allenato. Sì, no, lui si è allenato sempre a parte. Cioè, lui questa settimana si è allenato a parte, giri di campo, corsa, non accusa dolore, però in questi casi è sempre andare, è meglio andare coi piedi di piombo e non rischiare il ragazzo e quindi rischiare magari di avere una ricaduta che sarebbe molto più problematica rispetto a quella che sta passando. Perciò domani è già... Domani farà l'ultima analisi, le all'ultima analisi e vedremo un attimo. Mario, arrivo da te perché con te ovviamente approfondiremo i temi legati a Barletta Leverano e a gran parte del campionato d'eccellenza, un po' perché tu ci possa giusto anticipare com'è stata questa gara e poi dire anche la tua sugli assetti societari e sulle questioni societarie che abbiamo già affrontato con Massimo Pizzulli in studio, però ti dico a livello quasi di informazione diciamo organizzativa, la pagina dell'eccellenza poi la apriamo con le immagini dell'Unione Calcio Biceglie. Allora, è arrivata questa seconda vittoria casalinga consecutiva per il Barletta che ha battuto con il più classico dei risultati 2-0 il Leverano sul sintetico del San Sabino. Questa volta i biancorossi non hanno dovuto attendere il 90esimo per sbloccare il risultato, l'hanno fatto invece in apertura di ripresa con il quinto centro stagionale di Vincenzo Ladogana. Poi è arrivato in chiusura il raddoppio di Ruggero Rizzi, che è tornato a segnare con la maglia del Barletta a distanza di 7 anni e mezzo circa dall'ultimo precedente. In quella circostanza proprio Rizzi decise il playoff contro il Bitonto, giocato al Puttilli, era il maggio del 2008, quindi dato statistico curioso. Una vittoria preziosa, la quarta stagionale per il Barletta, che arriva al termine di una settimana caratterizzata dalla conferenza stampa in cui l'attuale direttivo ha confermato le dimissioni annunciate circa un mese fa. I problemi rimangono, ovviamente restano, non ci sono voci di possibili imprenditori interessati ad entrare, almeno per il momento voci ufficiali non esistono. Era importante comunque vincere sul campo, dare un segnale, la squadra è viva e concentrata sulle partite, sul lavoro ovviamente, perché il compito del giocatore è quello di concentrarsi sugli allenamenti e sui match domenicali. Biancorossi l'hanno fatto davvero nel migliore dei modi oggi. Un'ultima curiosità, poi andiamo con le immagini di Unione Calcio Otranto. A proposito del non ci sono voci ufficiali, significa che però si sta lavorando sotto traccia, ma si sta lavorando per nuovi ingressi in società? Ci sono solo rumors legati a gente che al momento però è ancora tesserata con l'Andria, ovvio riferimento a Francesco Fiore, ma sono esclusivamente voci, tra l'altro c'è chi lo dà addirittura a Biceglie, quindi parliamo davvero per il momento di nulla di concreto, anche perché Francesco Fiore attualmente è il vicepresidente della Fidelis, quindi è inutile parlare di aria fritta in questo momento. E per conferma lo chiudiamo al direttore generale, che è vicepresidente della Fidelis. In questo momento è vicepresidente della Fidelis. Allora, il primo servizio d'eccellenza che vi proponiamo è quello della sconfitta dell'Unione Calcio Biceglie al 93esimo con l'Otranto. A proposito di classifiche di distanza, lo faccio anche perché così saluto Leonardo Pedone che ci sta seguendo, che a sua volta saluta Massimo Pizzulli, e unisco Leonardo Pedone e Massimo Pizzulli a un messaggio di un amico che mi ha ricordato anche il Due Torri. Non solo sì, il Cerignola, sì, anche il Due Torri, i minuti. Quest'anno sto recuperando, però... Quest'anno i minuti finali sono alleati. Tutto fa esperienza, insomma. Unione Calcio Biceglie Otranto. L'ostacolo sulla carta più facile si rivela al contrario una trappola nella quale l'Unione Calcio Biceglie ci cade mani e piedi. Un tonfo rovinoso per la squadra di Mimmo Di Corato, che rende merito alla caparbietà dell'Otranto, rimasto in gara anche quando la situazione sembrava compromessa, e al tempo stesso fa interrompere a 5 la striscia consecutiva di successi per i bicegliesi. I segnali di un pomeriggio insidioso si colgono già al 6° minuto con il vantaggio salentino e Sindaco a finalizzare il lancio in profondità di Simeos. L'Unione
Unione Calcio prova a risalire la corrente affidandosi ai tentativi di Pasculli su punizione, neutralizza Caroppo e al tocco sotto misura di Dipinto che trova pronto l'estremo difensore salentino. Ci prova anche Albrizio con una giocata fin troppo raffinata per essere utile alla causa bicegliese, mentre Lullo deve intervenire per la prima volta, dopo aver subito il gol, sulla girata di Palma. Meno preciso con la stessa giocata, girata di prima intenzione, e Pasculli dall'altra parte, mentre sul finale di tempo la rosa chiude su Mascoli evitando il possibile raddoppio dell'Otranto. Squadra ordinata contro la quale l'Unione Calcio fatica a trovare spazi per un buon quarto d'ora nel secondo tempo e nulla lascia presagire che i bicegliesi possano trovare il pareggio quando la girata di Albrizio servito da Dipinto non sortisce gli effetti sperati. Al contrario, quello è un segnale che l'Unione Calcio sa cogliere sino a trovare il gol che rimette la gara in equilibrio. La firma è di Amedeo Dipinto che finalizza al meglio un cross di Papagno. Ed è ancora il capitano bicegliese a ribaltare il punteggio capitalizzando un'azione nata dai piedi di Pasculli e transitata da quelli del nuovo entrato Ferrante. Il vantaggio però maschera solo in parte la fatica compiuta dall'Unione Calcio per riannodare i fili di una partita insidiosa. Lo conferma il finale, tutto all'attacco dell'Otranto che in contropiede al 41esimo trova con Corrias il gol del pareggio. Va vicino al gol vittoria con il tentativo di Palma, girata di poco al lato, e trova quello che vale i tre punti in pieno recupero grazie alla rasoterra di Sepe che beffa Lullo e frena la corsa dell'Unione Calcio tra le prime tre della classifica. Questo, Massimo, è uno dei risultati sorprendenti, dei tanti risultati di questa domenica, dei tanti risultati sorprendenti di questa stagione d'eccellenza. Sì, sì, è un campionato bello dove tutti gli obiettivi possono essere comunque centrati nei prossimi mesi. Sarà un campionato combattuto, è chiaro che questo stop del Casarano è stato un risultato che chiaramente nessuno pensava. Biceglie sì, Otranto rimane, noi l'abbiamo affrontata, insomma abbiamo vinto, però abbiamo trovato un'ottima squadra, ben organizzata, e quindi è chiaro, questa squadra Biceglie veniva da diverse vittorie consecutive, e ci poteva, insomma purtroppo è successo, ma il Biceglie avrà modo anche di recuperare subito insomma i punti persi. È un campionato dove puoi vincere, dove puoi perdere, puoi vincere con chiunque, ecco, e quindi questo è il bello, c'è sempre tempo per poter recuperare. D'altronde il distacco tra playoff e playout mi sembra sia di 6-7 punti. Ed è questo forse l'elemento che voi provate a mettere sul tavolo per dire guardate, il barletto è appetibile, noi siamo ancora lì. Sì, sì, nessuno ci dava... Se qualcuno mi avesse detto che in questo momento avessi avuto 15 punti, non avrei firmato subito, vista la situazione iniziale, visto il gruppo che siamo stati costretti a formare in fretta e furia, ecco. È chiaro che l'obiettivo mio è quello di dare un'anima a questa squadra, di dare una mentalità, una voglia di fare risultato a tutti i costi, contro chiunque, e nello stesso tempo sperare insomma che qualcuno tutti quanti noi, i ragazzi, lo staff che è straordinario, con Riccardo Liso, con Lorenzo Fasciano, Davide Papagni e lo stesso Gianluca Frascati che sta con noi già, che è arrivato da noi insomma poco dopo, ma che comunque si è integrato alla grande in questo gruppo. E noi l'obiettivo nostro è questo, sperare che si possa migliorare la rosa se possibile, altrimenti cercheremo di andare avanti con quello che si riuscirà ad avere, sperando di levarci delle soddisfazioni. Ci chiedono se secondo te la società arriva con lo stadio, cioè quando lo stadio, quando si tornerà di fatto al puttino a Barletta. Sì, ma questo significherebbe andare alla prossima stagione. È chiaro che sarebbe una stagione di transizione. Ecco, noi comunque dobbiamo cercare di tenere l'eccellenza, che è una cosa fondamentale. Poi è chiaro che quando ci sarà lo stadio, che comunque secondo me è un freno per chi vuole entrare. Avere uno stadio, noi siamo stati a Casarano domenica, lì capisci quanto sia importante avere una struttura, avere uno stadio dove mettere gli striscioni pubblicitari. Paradossalmente è una vicenda che anche diciamo la Fidelis vive con un certo disagio, perché lo stadio c'è,
ma non c'è come probabilmente lo vorreste voi utilizzare. Come lo vorrebbero tutti, non soltanto noi, chiunque fosse al posto nostro, perché il degli olivi purtroppo noi lo possiamo utilizzare per metà, perché la parte di Stinti non è agibile. La curva sud non è agibile per i nostri tifosi, è adibita soltanto ai tifosi ospiti, che però non arrivano mai in numero. Cioè sono Mischia 2000, ce n'erano 28. 28, 2500 posti. Mischia ce n'erano 28. Quindi in buona sostanza noi contiamo soltanto sulla metà dello stadio. E questa è una cosa, onestamente, per noi è un problema. È un problema. Aggiungiamo anche l'illuminazione non a norma, e quindi questo non ci consente di disputare le partite in serale, e quindi meno spettatori. Sicuramente meno spettatori. Stiamo parlando col comune, che è il proprietario ovviamente della struttura, stiamo cercando proprio veramente di trovare una soluzione perlomeno il più presto possibile all'illuminazione. Quindi mancano un 250 lux, credo si dica così, alle lampade per poter avere l'agibilità per le partite in serale. Quindi capisco benissimo gli amici di Barletta. A voi dicono questo, a Barletta non ce l'hanno adesso, non ce l'ha perché Puttilli è cantiere aperto, insomma. Però, ripeto, col comune stiamo parlando, col sindaco, con Nicola Giorgino, stiamo parlando diverse volte, c'è la volontà da parte del comune di risolvere il problema, si tratta adesso di capire entro quanto tempo questo problema deve trovare una soluzione. Completiamo quella riflessione a proposito. Sì, il discorso è chiaro che chi vuole entrare sa che una cosa è mettere degli striscioni al San Sabino di Canosa e una cosa è metterli a Barletta, ecco, quindi anche chi vuole dare un contributo ci pensa due volte, quindi è una cosa normale, però la verità è che la squadra c'è, la società di calcio c'è, e quindi bisogna, chi ha un progetto, non penso che dipenda ora da queste due partite o tre partite, è chiaro che chi vuole, se qualcuno si vuole avvicinare, ecco, al Barletta, io penso che lo farà nei prossimi giorni, altrimenti il Barletta deve salvarsi e sperare che poi la società si organizzi quando avrà tanto tempo per organizzarsi e per poter ripartire magari l'estate prossima con lo stadio a disposizione. Il calcio giocato, Mario. Sì, dicevamo della seconda vittoria casalinga consecutiva per il Barletta, arrivata al termine di una partita dal doppio volto, primo tempo non bellissimo da parte di biancorossi, che hanno sofferto in fase di costruzione, ripresa di marca differente anche grazie ad una mossa azzeccata da parte di Pizzulli, vale a dire l'inserimento di un elemento offensivo in più, Rizzo, al posto di un centrocampista, Fabiano. Ma facciamo parlare le immagini e ci vediamo il servizio di Barletta Leverano. Questa volta non ha dovuto aspettare lo scoccare del 90° per vincere la partita. Questa volta, a differenza delle precedenti tre affermazioni stagionali, ha risolto prima la faccenda il Barletta. Lo ha fatto in avvio di ripresa sul sintetico del San Sabino di Canosa contro un Leverano che ha retto solo per un tempo. Poi nel finale è arrivato anche il punto del raddoppio. Seconda vittoria casalinga consecutiva, alla quarta nel campionato di eccellenza per i biancorossi di Massimo Pizzulli. Il tecnico del Barletta recupera dal primo minuto la dogana influenzato a Casarano e sceglie il 4-3-3 con Sguera e il 97 D'Ambrosio a completare l'assortimento offensivo. La prima occasione arriva dopo 10 minuti. Zingrillo con il mancino direttamente su calcio piazzato scheggia la parte alta della traversa. Molto meno insidiosa la replica dei salentini, sempre sconfitti sin qui in trasferta. Gennari è impreciso con il rasoterra. Debole e centrale dalla parte opposta è la stoccata di Fabiano, che fa solo il solletico a Colapietro. Cantatore prova ad incidere con il mancino ma non inquadra lo specchio. La migliore chance della prima frazione del Leverano. Gennari approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa per presentarsi tutto solo davanti a Vicandia, ma il suo rasoterra viene neutralizzato dal portiere barlettano. Lo stesso attaccante degli ospiti poco dopo va in pressione su Monopoli e mette in difficoltà il centrale difensivo biancorosso. Finale di tempo, non sortisce gli effetti sperati questa conclusione di Zingrillo. Idem prima del riposo il colpo di testa di Sguera su suggerimento preciso al millimetro di Cantatore. Pizzulli cambia al rientro dagli spogliatoi, fuori Fabio
Fabiano dentro Rizzo, scelta azzeccatissima. Barletta con quattro interpreti offensivi sulla punizione, battuta a sorpresa da Cantatore. La dogana in posizione regolare centra il palo esterno, risponde presente Di Candia dalla parte opposta sull'insidioso tentativo con il destro di Fanigliulo. Poi solo Barletta che all'ottavo minuto passa in vantaggio. Rizzo devastante il suo impatto sulla partita, recupera palla, crossa dal fondo e mette nelle migliori condizioni la dogana di spaccare in due la contesa. Biancorossi in vantaggio, quinto centro stagionale per il suo uomo più rappresentativo. Non sa reagire Leverano, che rischia grosso intorno all'ora di gioco. Con la Pietro replica egregiamente alla punizione dello stesso la dogana e tiene in partita i suoi. Dentro anche Gadaleta, fermato così in area dell'estremo salentino. Perrecchia di Brindisi è tutto regolare. Il gol del raddoppio arriva a meno 5 dal 90esimo. Non lo realizza Sguera, sfortunato nella circostanza. Ci riesce invece Rizzi, che torna a segnare con la maglia del Barletta a distanza di oltre 7 anni dall'ultima volta. Finale al San Sabino 2-0. Diventano dunque 15 i punti ottenuti in 10 partite dai biancorossi. Almeno dal campo continuano ad arrivare notizie positive. E probabilmente sono quelle che vi fanno stare tranquilli sul piano strettamente agonistico, visto che il Leverano non era malvagissimo. No, il Leverano forse rispetto al Grottale ci ha messo più in difficoltà, ecco, ha provato anche a... c'ha dei giocatori, secondo me c'ha quei 3 o 4 giocatori in più rispetto al Grottaglie, visto che sono entrambe ultima e penultima, giocatori che hanno giocato Galatina, insomma Tricase, hanno sempre fatto il Leccese, hanno una certa esperienza, Fanigliulo, lo stesso Gennari, Buono, De Giorgi, ex Copertino, quindi giocatori esperti. Secondo me ho visto una buona squadra, se la giocheranno sicuramente. D'altronde hanno battuto il Vieste, mi sembra, 2-3 settimane fa, quindi hanno recuperato oggi diversi giocatori che non hanno avuto nelle precedenti partite, quindi sarà un'altra squadra che si può fare qualcosa, può dar fastidio, ecco. Prima si parlava sempre di queste sorprese, quindi sono convinto che per ora ci prendiamo questi 3 punti che ci servono e riprendiamo martedì a lavorare. E aspettiamo buone notizie. Aspettiamo buone nuove, ma non aspettiamo niente, noi aspettiamo solo il Castellaneta e queste sono cose societarie che sono convinto si risolveranno, ecco, nel bene o meno bene, perché non penso si arrivi alla rottura completa. Dobbiamo andare con l'ultima pausa. Lo facciamo raccontando l'episodio che mi segnala il direttore generale del Mola, Enzo Fiorentino, accaduto oggi in Mola Grottaglie, dove c'era mi scrive un tifoso grottagliese che continuava a fischiare dalla sua parte, distraeva i giocatori del Mola, diciamo si sostituiva all'arbitro, e quando lo ha fatto notare l'ha fatto notare lui al direttore di gara, è stato espulso. Morale della favola, il Mola è riuscito a vincere 1-0 al 90esimo e la storia si è risolta in maniera positiva. La linea regia, pochi istanti e poi l'ultima parte di Sveva Sport. Ultima parte di Sveva Sport, ci facciamo stare parecchie cose per poi arrivare ai saluti. Tra le cose che ci facciamo stare, le voci del dopogara di Barletta Leverano. Allora torno da Mario Boracino. Sì, ovviamente le dichiarazioni di Pizzulli le potete ascoltare questa notte in Sveva Sport Highlights. Ora ci ascoltiamo invece le impressioni di Ruggero Rizzi, che vi ricordo è tornato a segnare con la maglia del Barletta a distanza di oltre 7 anni dall'ultimo precedente. Ci ho dato una curiosità, Ruggero, quando era stato il tuo ultimo gol con la maglia del Barletta? L'ultimo gol è stato il gol nei playoff di Serie D al Puttilli, Barletta-Bitonto, che poi è, tra le altre cose, è finita 1-0 in virtù di quel gol. Quello è stato l'ultimo, sì. Tanti anni dopo arriva questo gol del 2-0 che è andato a sigillare una vittoria che era molto importante per voi. Certo, era fondamentale perché dovevamo riprenderci dalla sconfitta di Casarano, insomma, e dare seguito comunque alle buone prestazioni che stiamo facendo. In effetti abbiamo faticato un po' il primo tempo perché loro comunque erano molto, molto chiusi tutti dietro la linea della palla. Secondo tempo invece siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi
grazie al mio gol, diciamo che l'abbiamo chiusa. Lo spogliatoio come ha reagito alla conferenza stampa di questa settimana in cui sono state confermate le dimissioni del direttivo? Ah, devo dire che lo spogliatoio, il gruppo è compatto e concentrato sul lavoro del campo. E il nostro obiettivo è quello di far bene sul campo e di migliorare giorno dopo giorno, giornata dopo giornata. Poi si sa che nel calcio tutto può succedere. Comunque è interesse di tutti, sia singolarmente che come gruppo, fare bene fino a dicembre. Poi la speranza di tutti è che qualcosa si muova in sede societaria e quindi possiamo continuare assieme o migliorare addirittura questa stagione. Non c'entra nulla con l'eccellenza, ma c'è una curiosità che mi dovevo togliere, insomma, da un po' me la sono riservata per la parte finale della trasmissione, e la chiedo al direttore della Fidelis: questa scelta di applaudire preventivamente la tifoseria, lo fate prima di ogni gara, lo fa lei con il presidente, con Paolo, sì, e anche a fine gara. È studiata, è voluta, è un segno di affetto, è semplicemente un modo per ringraziare i tifosi che vengono allo stadio o che vengono in trasferta. È un ringraziamento che noi facciamo ai tifosi, e lo facciamo nella buona e nella cattiva sorte, perché anche quando c'è stata quella mini contestazione contro l'Ischia, noi siamo andati, il presidente ed io siamo andati sotto la curva, e è soltanto un gesto di ringraziamento. Ci dicono: fischiare non è sempre contestare, quindi bisogna considerare anche i fischi come una delusione per un finale che non si può accettare. Sono perfettamente d'accordo, l'ho detto anche prima, cioè i fischi fanno parte del gioco, cioè non c'è problema, cioè è giusto, cioè i tifosi hanno diritto di applaudire quando devono applaudire, quando vogliono applaudire, e di fischiare quando vogliono fischiare, assolutamente. C'è un dato numerico, lo giro anche a Mario Boracino, però insomma lo confronto con Massimo Pizzulli. C'è un dato numerico che è emerso nella conferenza stampa di martedì scorso ed era relativo agli abbonamenti del Barletta. Il direttivo divisionario dice: noi abbiamo fatto soltanto 170 abbonamenti, e 20 di questi sono fatti da chi faceva parte, diciamo, dell'ex club i biancorossi ed ha dovuto rivestire un ruolo dirigenziale. È un dato che è sorprendente in senso negativo, o è tutto legato al fatto che si gioca a Canosa? È sorprendente, inutile negarlo, insomma, anzi è una delusione come numero, perché comunque però c'è da capire, ecco, il discorso strutturale. È chiaro che quando si gioca alle 2:30 come oggi, io l'ho sempre detto, i problemi nasceranno quando si giocherà alle 2:30, quando chiaramente mettersi in macchina e fare questi 15 chilometri e venire a vedere non è semplice. E, chiaro, noi abbiamo la nostra tifoseria che c'è sempre vicino, però la massa fa fatica a venire. Indubbiamente un po' più di collaborazione ci voleva, poi a Barletta ci sono queste cose interne, ecco, c'era una fazione, l'altra fazione, non si capisce bene, ecco, chi doveva portare avanti questo progetto iniziale. Allora spesso qualcuno non è d'accordo che c'è quel dirigente, quindi non fa l'abbonamento, perché sono cose che onestamente lasciano il tempo che trovano, perché poi il tempo passa, le partite arrivano, il mercato arriverà il prossimo stipendio, e quindi mi lascio immaginare, qualora non si comincia a pagare lo stipendio, è chiaro che diventerebbe ancora più grave, ecco, forse da lì, considerando il mercato, io mi auguro, ripeto che si avvicinino un po' tutti, perché lo stadio sta per arrivare, da quello che so i lavori stanno continuando, quindi noi stiamo cercando di tenere viva questa squadra, questa classifica, questi risultati. Potevamo fare qualcosa in più, come tutti possono pensare, perché ci chiamiamo Barletta, però ritengo che abbiamo fatto quello che secondo me abbiamo prodotto, e quello che ci meritiamo. Ora abbiamo queste altre 2-3 partite prima del mercato, ma al di là dei risultati che faremo, mi auguro che chi ha un progetto, chi ha voglia, si presenti subito, perché la situazione chiaramente non è delle migliori. Ecco.
Restiamo al campionato d'eccellenza, vediamoci anche il successo della Vigor Trani contro il Castellaneta. Anche qui, insomma, c'era il favore del pronostico da rispettare ed è stato rispettato sul campo. Vincere per allontanare gli spettri della zona calda della classifica. Questo è l'obiettivo del Trani, che piega il Castellaneta 3-1 e torna alla vittoria, che in casa al comunale mancava dall'11 ottobre scorso, dal 2-1 sul Mesagne. Costretta a fare punti a tutti i costi per riguadagnare terreno sull'area a rischio dell'eccellenza pugliese, la formazione di Gino Zinfollino, con il lutto al braccio per onorare la memoria di Vincenzo Ferrante, scomparso in settimana all'età di 82 anni, prende subito in mano le redini dell'incontro. Sono i biancazzurri di casa a tessere le trame di gioco e passano in vantaggio al 14esimo, cross di Abrescia e colpo di testa di Quaresimale. Il Trani insiste e raddoppia 5 minuti più tardi. Punizione di Nuciari, Lattaruli non accenna nemmeno l'uscita, arriva Allegretti che non perdona. 2-0. La reazione della banda biancorossa non si fa attendere e passa dai piedi di Cecere, che costringe Musacco all'intervento in due tempi. Ancora Trani con una stupenda azione corale chiusa da un tiro di Nuciari a fil di palo. Niente da fare, i padroni di casa incrementano il vantaggio al rientro dagli spogliatoi dopo soli 60 secondi con un violentissimo destro di Abrescia che infilza Lattaruli. Ma il Castellaneta è tutt'altro che al tappeto, ci riprova Cecere con un destro in diagonale spento in corner da Musacco, mentre Walter Lippolis fa una girandola di cambi e getta nella mischia Favale, l'albanese Jonai, cresciuto nelle giovanili del Bari, e Mianulli. Ed è proprio quest'ultimo, dopo un tentativo di poco alto di Angelo Greco, a dargli ragione al 28esimo. Jonai taglia a fette la retroguardia di casa e serve Mianulli, che deve solo spingere in rete la palla. Niente da fare per Musacco, 3-1 ad un quarto d'ora dal gong di chiusura. Il Castellaneta alza il baricentro, per il Trani c'è da stringere i denti fino alla fine, ma quando Totaro fischia l'epilogo raccoglie 3 punti che lo fanno risalire a +3 dalla quintultima. E qui le vicende del Trani riguardano ovviamente anche lì la salvezza, perché poi questo campionato d'eccellenza, proprio perché la classifica è corta, ti dice che una sconfitta vieni risucchiato dalle parti un po' preoccupanti, una vittoria e sei ad un passo, nessuno l'ha ancora ammazzato il campionato, credo che il Gravina stia tenendo un po' più... continuità. Massimo. Hanno la qualità e hanno i mezzi anche a dicembre per provare, ecco, poi ad allungare. A cambiare... Ecco, indubbiamente hanno questo, insomma, c'hanno la società, c'hanno tutto per poter migliorarsi ancora. Poi gli altri, in Altamura non si è ancora capito cosa è successo. Cosa fare. Perché solo lei sta riuscendo a perdere a questo campionato. Però solo loro sanno che cosa sta accadendo. Noi abbiamo ancora un paio di curiosità da toglierci, poi sentiremo il direttore sportivo della Vigor Trani e andremo con le pagelle di Barletta Leverano. Sì, ci chiedono che cosa rischia Landa col deferimento arrivato in settimana dal Fino di Catanzaro. Se rischia qualcosa. Allora, spieghiamo, semplifichiamo la notizia. C'è l'indagine, l'inchiesta Dirty Soccer di Catanzaro, c'era anche la Fidelisandria della Serie D, ricompresa tra le società deferite per questo filone d'inchiesta. Adesso chiediamo al direttore generale che cosa rischia la società. Ma diciamo che c'è stato già cioè, l'amministratore delegato, il presidente dell'epoca, cioè Francesco Fiore, è stato già sentito con il legale, credo nel mese di agosto, di luglio, in merito a questa... noi riteniamo che poi il tutto si concluderà con una bolla di sapone, anche perché se leggiamo bene l'oggetto del deferimento è per responsabilità presunta, quindi i personaggi coinvolti non sono personaggi dell'allora Fidelisandria. Noi stiamo sereni, tranquilli. In tal caso leggevo che insomma c'è stata una cosa analoga, credo con l'Empoli, credo, non mi ricordo che squadra, in qualche modo, che era stata deferita per lo stesso motivo. Responsabilità presunta, deferita, un punto di penalizzazione che poi era stato restituito.
Quindi noi siamo assolutamente sereni, ovviamente seguiremo questa vicenda. Questa vicenda con tutte le attenzioni del caso. L'ultima considerazione? Ci chiedono dal punto di vista della solidità societaria, sì, che prospettive ci sono da questo punto di vista e che cosa può fare l'Andria. Si parlava prima del progetto triennale. Senza dimenticare, mi permetto di aggiungere, direttore, che voi a inizio di questa avventura avete detto sempre pronti ad accogliere anche altri investitori. Assolutamente. Diciamo che oggi il gruppo dei soci c'è, voglio dire, siamo quattro soci. Il piano è triennale. Abbiamo investito le risorse necessarie per iscrivere la squadra al campionato tranquillamente. Infatti abbiamo ricevuto proprio l'altro giorno, all'inizio di questa settimana, la visita della Covisoc. E la Covisoc, diciamo, in questo periodo fa visita a tutte le società di Lega Pro per verificare la regolarità dei pagamenti degli emolumenti ai calciatori, dei contributi INPS e quant'altro. Tutto normale, tutto tranquillo, tutto sereno. Siamo sereni, niente da aggiungere, insomma. E questo vale più di una vittoria sul campo. Assolutamente. Mi permetto di dire che vale più di una vittoria sul campo. Il direttore sportivo della Vigortrani nel post partita Vigortrani Castellaneta, poi Mario Lepagere di Balletta Leverani. Direttore, senza troppi giri di parole, vittoria doveva essere, vittoria è stata voluta e dovuta. Penso che sia stata una vittoria meritatissima. Loro hanno fatto un tiro in porta dove noi abbiamo fatto una piccola distrazione. Eravamo passati a 3 in quel momento, neanche il tempo di assemblarci. Con la difesa a 3 abbiamo preso gol, però penso che abbiamo meritato questa vittoria sin dai primi minuti con tanta tranquillità e, diciamo, è stata obiettivamente una prova di forza. Una vittoria che serviva per allontanarsi dalle zone calde della classifica? Sinceramente la classifica la guardo poco, però, diciamo, queste sono le nostre partite e dobbiamo fare punti a tutti i costi. Le condizioni di Cesario e i tempi di recupero? Un mesetto e mezzo. Adesso a grottaglie per proseguire la striscia positiva che è iniziata quest'oggi. Come ho detto prima, queste sono le nostre partite. Col Gravina e col Casarano, sinceramente, abbiamo fatto 0 punti, ma non li abbiamo meritati. Meritavamo qualcosina in più, in particolare col Casarano. E queste sono le nostre partite, ci dobbiamo salvare, come abbiamo detto fin dall'inizio, e quindi se ti vuoi salvare con le prossime partite, diciamo, devi cercare di fare sempre bottino pieno. Pagelle di Barletta Leverano, Mario. Sì, allora Salvatore, il meno lo assegno a D'Ambrosio, che lo ricordiamo è il più giovane in campo del Barletta, è il 97 schierato da Pizzulli, un ragazzo comunque molto interessante, che è in crescita, però oggi l'ho visto un po' assente, poco presente nella partita. Il più invece lo do a Leandro Rizzo, che è quello che ha permesso alla Barletta di cambiare passo nel corso della ripresa, e proprio da una sua iniziativa che è nato il gol del vantaggio realizzato dalla Dogana. Rizzo, che la settimana scorsa aveva parecchio fatto infuriare Pizzulli per la mezza frittata commessa a Casarano, lo ricordiamo, c'era stato il tiro di Cantatore che probabilmente sarebbe finito in porta, invece c'è stata la deviazione di Rizzo sul secondo palo, che Rizzo che era nella circostanza in fuorigioco. Allora Mario, ti ringrazio, non andar via perché dobbiamo ricordare l'appuntamento con Eccellenza di Puglia. A proposito del più e del meno, tornando a Monopoli Fidelis Andria, il collega Francesco Martucci citava un po' in ombra Nicola Strambelli. Sta attraversando una fase, non dico calante, ma di quasi di fiata, e quando Strambelli non gira come dovrebbe, la Fidelis fatica un po' di più. Beh, Nicola non lo scopro io, insomma, no? È un giocatore che c'ha quel quid, che c'ha un piede, un sinistro favoloso. Sì, diciamo, da qualche partita che un po' ci sta, fa parte del gioco. Speriamo di rivederlo ai suoi livelli a breve, a partire proprio da sabato col Melfi. Con il Melfi. Mario, ricordiamo l'appuntamento di domani pomeriggio.
E sì, appuntamento come al solito, come ogni lunedì a partire dalle ore 15 in diretta dagli studi di Telesveva con Eccellenza di Puglia. Vi posso tra l'altro già anticipare gli ospiti della settima puntata: Pino Costantiello, direttore generale della capolista Gravina, il portiere della Vigor Trani Francesco Musacco e poi il collega Luca Guerra. Appuntamento alle ore 15, daremo a voi la possibilità da casa di intervenire telefonicamente oppure lasciando un messaggio sulla nostra bacheca di Facebook, profilo è quello di Eccellenza di Puglia. Allora Mario, grazie del tuo contributo, del tuo lavoro. Siamo di fatto in chiusura del nostro appuntamento. Comincio a ricordare gli altri appuntamenti con il palinsesto sportivo della nostra emittente. Dopo di noi c'è la telecronaca di Vigor Trani Castellaneta per il campionato d'Eccellenza. Poi da mezzanotte Sveva Sport Highlights, i risultati e i servizi di questa domenica calcistica. Domani, come di consueto, tre appuntamenti: alle 15 l'avete sentito, Eccellenza di Puglia; alle 20:30 Pane, Amore e Fidelis; e a seguire l'ampia sintesi di Barletta Leverano. Grazie a Massimo Pizzulli. Grazie a voi. Grazie e in bocca al lupo ad entrambi, anche a Aldo Roselli, direttore generale della Fiera di Sandria. Grazie a Emanuele Rosati, che ritroviamo domenica prossima. Grazie a tutti i colleghi giornalisti e tecnici che hanno lavorato sui campi in redazione, ai colleghi della regia, ai tanti amici da casa che ci hanno inondato sulla pagina Facebook, ma lo avevano fatto con largo anticipo proprio per postare le loro curiosità di questa domenica calcistica. Con Sveva Sport ci ritroviamo domenica prossima, sapete l'orario, 20:30, e allora buonanotte a tutti e arrivederci tra una settimana.